Lo credono in tanti. Quando i lemming, piccoli roditori che vivono nelle regioni artiche, crescono eccessivamente di numero, si gettano tutti insieme dal dirupo nel fiume più vicino. Ma non è così. E la nascita di questo mito è conosciuta con precisione. Risale infatti a un documentario della Disney del 1958, dal titolo White Wilderness, Bianchi Territori Selvaggi. In questo filmato si vedono alcuni lemming che si gettano dalle scogliere in mare per andare incontro a morte. L'idea del documentario era che la popolazione avesse ogni tanto esplosioni numeriche e che per ovviare all'eccessivo affollamento che avrebbe portato alla scomparsa della specie, alcuni animali si gettavano in mare per diminuire la popolazione. Anche se il documentario non diceva apertamente che la volontà dei piccoli roditori fosse il suicidio, faceva capire che quelli che si gettavano in mare si sacrificavano per il bene degli altri. Come in tante altre dicerie, anche in questa c'è qualche spunto di verità. È infatti vero che molte specie di lemming hanno annuali aumenti di popolazione, esplosioni, dovuti a condizioni ambientali favorevoli, come la neve alta e soffice, il cibo abbondante, il clima migliore o la mancanza di predatori. Un numero molto alto di lemming porterebbe a un eccessivo sfruttamento dell'ambiente. Per questo i giovani tendono ad allontanarsi dai genitori. Per sopravvivere, però, non per suicidarsi. Ci sono cronache del XIX secolo che riportano come sulle montagne norvegesi, in alcuni periodi il terreno fosse letteralmente coperto di lemming in migrazione. Poiché i lemming sono buoni nuotatori, inoltre, non si fermano davanti a fiumi e bracci di mare, anche se alcuni inevitabilmente annegano. Si tratta quindi di migrazione verso territori migliori, non di suicidio. La diceria è falsa per due ragioni. La prima è scientifica. Contrariamente a quanto si pensava negli anni 50 del secolo scorso, nessun animale o pianta si sacrifica per il bene della specie. Il concetto, nella versione contemporanea della teoria dell'evoluzione, è totalmente errato. Si ritiene infatti che il comportamento di ogni individuo sia volto in gran parte alla trasmissione alle generazioni successive dei propri caratteri ereditari, cioè dei geni, e che nessuno abbia interesse ad aiutare altri a scapito della sua sopravvivenza, anche se si tratta della specie cui appartiene. La teoria dice anche che se gli animali si sacrificano, lo fanno soltanto a favore dei propri discendenti, figli e nipoti, in modo da difendere i geni che saranno trasmessi alle generazioni future. La seconda ragione, più prosaica, è che in seguito a un'inchiesta della Canadian Broadcasting Corporations, negli anni 80 del secolo scorso gli operatori della Disney confessarono che per convincere i lemming a suicidarsi, e quindi uniformarsi alla loro idea preconcetta di sacrificio, furono loro a gettare personalmente gli animali giù dalle scogliere artiche.